iniziamo questo nostro tour della stazione spaziale dal segmento russo, che si trova sul retro, se mi passate il termine. A questo proposito, mano a mano che ci muoveremo nella stazione, per capirci userò le direzioni destra, sinistra, sopra, sotto, che non sono del tutto appropriate, perché la stazione è un po' come un quadro di Escher. In realtà non c'è un sopra e un sotto, ma in qualche modo dobbiamo capirci. Quindi partiamo dal fondo e ci muoviamo nella direzione di marcia. Oggi siamo all'interno del modulo Zvezda, il terzo ad essere lanciato dopo Zarya e Unity. È partito il 12 luglio del 2000 con un razzo Proton ed è stato agganciato a Zarya, che era già in orbita da un paio d'anni. La struttura di base è stata costruita inizialmente a metà degli anni 80, perché doveva essere la parte principale della stazione russa Mir-2, così come parecchi moduli che vedremo del segmento russo della stazione spaziale sono stati ereditati dal progetto Mir-2, che poi è andato a decadere proprio perché è venuta a nascere la stazione spaziale internazionale. Zvezda, che significa stella in russo, è anche chiamato SM o Service Module. Infatti, è uno dei moduli di servizio più abitabili della stazione. È sicuramente il cuore del segmento russo. Qui dentro ci sono i sistemi di supporto vitale, si mangia, qui si dorme, si fanno gli esercizi ginnici, si può fotografare la Terra, si può comunicare con Terra. Allora, iniziamo a conoscere questo modulo. Da dove siamo entrati? Come astronauti siamo entrati dal boccaporto qui dietro la nostra schiena. Qui possono agganciarsi le navette Progress. Dal 2008 al 2014 qui si agganciavano anche gli ATV, gli Automated Transfer Vehicles di ESA, ma qui possono attraccare anche le Soyuz con equipaggio. Ad esempio, in questo momento, agosto-settembre 2017, qui dietro c'è la Progress 67P, che ha portato viveri, acqua e un po' di carburante, e si staccherà a inizio di dicembre 2017. Ma voi che magari ci state ascoltando nel 2019 non vi interessa. Ma voi mi direte, ma proprio qui davanti c'è la Progress? In realtà dietro a questa parete c'è una camera cilindrica che si chiama camera di trasferimento o transfer chamber, dove c'è il docking port, la porta di attracco. Ma questa camera è circondata dall'assembly compartment, che è una zona non pressurizzata dove sono installate antenne esterne, i serbatoi di propellente e i thruster, che sono quei motori che permettono alla stazione spaziale di riprendere quota. Sappiamo che l'ISS tende a perdere altitudine perché non c'è una vera e propria assenza di gravità, siamo in microgravità, quindi un po' ce n'è e ogni tanto bisogna dare un colpetto ai motori, una spinta per recuperare altitudine. Ecco, quando a Zvezda sono attraccate altre navette, come appunto adesso la Progress, ci pensano loro ad accendere i motori, se è prevista una manovra di questo genere in questo periodo. Subito appena dentro al modulo Zvezda c'è la toilette. Giustamente, dopo un viaggio nella Soyuz, gli astronauti scendono e fanno pit stop. I funzionamenti dei bagni ce li ha già spiegati largamente Samantha Cristoforetti nei suoi video. Cosa posso dirvi? A grandi linee qui dentro c'è un tubo per i rifiuti liquidi che verranno poi riciclati. Lo sapete che gli astronauti in orbita hanno questa possibilità di riciclare l'urina e riutilizzarla come acqua pura. Ecco, Zvezda è uno dei moduli che ha i dispositivi adatti per riciclare l'acqua di scarto e di condensazione e trasformarla in ossigeno e in idrogeno. L'idrogeno viene liberato nello spazio, mentre l'ossigeno viene integrato nella scorta respirabile. Di solito comunque gli astronauti usano l'acqua che proviene da terra e che viene portata con le navette cargo. Poi vediamo un sistema di raccolta dei rifiuti solidi, che invece andranno buttati dentro le navette che faranno rientro distruttivo in atmosfera. Appena subito dopo il bagno
vediamo già una cuccetta. In realtà ce ne sono due, una sulla parte destra e una sulla parte sinistra. E qui dormono i cosmonauti. Nella parte superiore, verso il soffitto, sono appese alcune foto. L'arredamento della stazione spaziale cambia un po' a seconda dell'expedition. Diciamo che non c'è molta necessità di arredarla, se non per un minimo di benessere psicologico, insomma. Queste foto però rimangono appese fisse e sono le foto di Korolev, il progettista dei razzi e delle navette, che hanno permesso a Yuri Gagarin, che vediamo qui a fianco, di dare il via all'era dei voli umani nello spazio. Come ci racconta Sanita Williams in alcuni dei video dei tour della stazione spaziale che ha fatto lei, quelle immagini sono lì per ricordare le radici degli astronauti. In qualche modo sono i loro avi da un certo punto di vista e comunque coloro che hanno permesso tutto questo. Qui sulla destra vediamo il tavolo da pranzo. Qui gli astronauti non si siedono perché non ci sono sedie. Ci sono però dei corrimano sul pavimento al quale ci si può agganciare con i piedi e ci si può stabilizzare. Sulla parte più esterna del tavolo c'è un piccolo scaldavivande. Sopra il tavolo stesso sono posizionati dei nastri adesivi e del velcro per fissare i cibi in maniera che non volino via. Qui a penzoloni, sotto lo scaldavivande, invece, vediamo dei sacchetti marroncini. Sono i cestini per l'umido. Qui dentro si possono buttare i rimasugli dei cibi e poi questi sacchetti andranno stivati nelle navette cargo che rientreranno in modo distruttivo nell'atmosfera. Sopra il tavolo, sulla parete, c'è il distributore d'acqua per i cibi liofilizzati, oppure per fare il tè o le zuppe. Con i bottoncini si sceglie la quantità d'acqua da inserire nel sacchetto con il cibo e il distributore fa il suo dovere. Sulla parete opposta al tavolo vediamo un altro scaldavivande e alcune leve che servono per pompare l'acqua potabile. E poi attrezzature e laptop un po' ovunque. Qui in basso, quello fucsia, è un tapirulan. Il tapirulan qui è uno dei tanti attrezzi ginnici presenti sulla stazione spaziale per mantenere in salute i muscoli e le ossa, perché in un ambiente con bassa gravità il corpo, non dovendo sostenere il nostro peso, si rilassa. I muscoli si atrofizzano e perdono massa. Però fare esercizio fisico crea delle vibrazioni e addirittura delle micro accelerazioni alla stazione spaziale. E quindi i vari attrezzi ginnici hanno dei sistemi di stabilizzazione che minimizzano queste vibrazioni. Qui davanti vediamo il Vela Cycle Ergometer, cioè la cyclette. Questo pannello viene alzato dal pavimento e al di sotto c'è una piccola cyclette. Sulla sinistra vediamo il Food Stowage Locker, che sono delle valigette in cui viene stivato il cibo. La maggior parte delle cibarie sono surgelate o inscatolate e non hanno bisogno dell'aggiunta di acqua, ma ad alcune serve, come abbiamo visto prima. A bordo della Stazione Spaziale Internazionale si riesce a tenere una riserva di cibo di almeno 6 mesi, ed è per questo che quando una navetta cargo non arriva in tempo, comunque gli astronauti non muoiono di fame. Oh, guardiamo qui attorno, ci sono un sacco di fotocamere appese alle pareti. Quando vi chiedete ma come fanno a riprendere così tanti dettagli della Terra, a occhio nudo direte non si vede così. No, ovvio che no, ma hanno dei supporti di una certa importanza. Pensate che il massimo zoom al quale possono arrivare è di 800 mm, che è l'ottica più spinta che hanno. Ma possono agganciarci dei teleconvertitori che la aumentano ulteriormente. Possono arrivare ad una lunghezza focale di 1120 mm. Pensate che ci sono dei telescopi che hanno una lunghezza focale simile. Poi magari lascio spiegazioni tecniche più dettagliate a Riccardo.
Qui sull'altra parete vediamo il controllo manuale per il docking delle Progress e un tempo anche per gli ATV. E poi un po' ovunque attrezzatura e procedure stampate, perché nel caso in cui mancasse la corrente o non fossero a disposizione di dispositivi elettronici, perlomeno si hanno le procedure dell'utilizzo della stazione stampate. Qui in alto vediamo la radio per i contatti ARIS. Quando sull'agenda astronautica trovate che c'è un contatto ARIS con una determinata scuola, in Grecia, in Italia o nel mondo, potrebbe essere usata questa radio all'interno del modulo Zvezda. Dico potrebbe perché sulla stazione non c'è solo questa, ma per avere degli approfondimenti in merito vi rimando all'articolo del nostro Gian Pietro Ferrario che spiega nel dettaglio che cos'è un contatto ARIS e come viene fatto. Qui in basso, questo attrezzo blu che vedete, è il Body Mass Measurement Device. È un attrezzo che serve a misurare la massa degli astronauti a gravità zero, quasi zero. In microgravità gli astronauti non hanno peso, ma hanno sempre la loro massa. Il peso è la forza di attrazione di un corpo verso il centro della Terra e quindi è relativo a seconda se si sta sulla Terra o sulla stazione spaziale. La massa invece è una proprietà intrinseca di un corpo ed è indifferente che ci sia gravità o meno, non c'entra, è la sua quantità di materia. Sulla Terra la massa e il peso coincidono, sulla stazione spaziale no. Questo dispositivo funziona con una molla. Misurando il periodo di oscillazione della molla è possibile misurare la massa in un ambiente di microgravità. Più è grande la massa, più lentamente oscillerà la molla. Più avanti, qui in fondo, dietro a tutti questi computer, vediamo il transfer compartment, che è una camera sferica che ospita tre boccaporti. Quindi in totale Zvezda ha quattro bocche di attracco. Quello che abbiamo visto prima per le Progress e le Soyuz e questi tre, di cui quello frontale che si aggancia al modulo Zarya, quello superiore allo Zenith che è il modulo Poisk e quello inferiore al Nadir che è il modulo Pierce. Questi, insieme al modulo Zarya, li vedremo nella prossima puntata. Tornando a guardare questo modulo dal fondo, potete vedere che vicino al dispositivo di Body Mass Measurement ci sono, qui ne vediamo due oblò rotondi. Queste sono due delle 14 finestrelle in Zvezda che permettono agli astronauti di fotografare la Terra da questo modulo. Sono di diverse dimensioni, vanno dai quasi 30 ai 40 centimetri. Prima di lasciare questo modulo, un piccolo aneddoto politico-economico. A causa di problemi finanziari russi, Zvezda era stato lanciato senza un modulo di backup e senza assicurazione. La NASA ha dovuto costruire un altro modulo per fare da backup, ma non avrebbe fornito i sistemi di supporto vitale come Zvezda, solamente sistemi di propulsione. Sarebbe comunque servito a prolungare la vita di Zarya, che al momento era l'unico modulo della stazione insieme a Unity. Per fortuna è andato tutto bene e non c'è stata necessità di usarlo.